Allora, salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, da subito iscrivetevi e lasciate un like. Allora, siamo rimasti in sospeso che vi avrei fatto vedere come si installa Piol e adesso è arrivato il momento. Apriamo il nostro programma per comunicare con Raspberry, quindi i PuTTY, versione 0.8, se ne è uscita un'altra. Inseriamo il nostro hostname o l'IP associato alla porta Raspberry. In questo caso io sto utilizzando 31 come IP. Se non sapete come si fa, io ho già pubblicato un video e andate a vedere il video. Quindi faccio open, inserisco l'username e la password. Adesso che stiamo qua dentro, la prima cosa da fare è quella di aggiornare il nostro sistema prima di fare qualsiasi modifica. Quindi chiudo update, invio. Non è finito, sudo apt pull write invio s. A questo punto andiamo sul sito di PyAll, copiamo quello che è il link ufficiale, copia, poi ritorniamo al nostro terminale con il tasto destro del mouse e incollato, gli diamo invio. Ok, qui l'installazione è molto automatizzata, quindi c'è poco da fare scelte. Fai ok. Ok. Qui invece ci viene ricordato che dobbiamo inserire un IP statico. Se l'ho detto già, se non sapete come si fa, vedete già il primo video che ho pubblicato su questo argomento. Infatti qui dice vuoi utilizzare l'IP statico già inserito? Sì. Ok, qua ci chiede quale DNS vogliamo utilizzare, io preferisco utilizzare questo qua che è molto più sicuro, però voi potete scegliere qualsiasi DNS che vi faccia comodo. Ok, qua ci sta dando già una prima lista di siti, banner da bloccare, facciamo sì. Ok, questa è un'altra scelta importante, ricordatevi che dovete fare sempre sì, perché qui ci darà l'accesso all'interfaccia grafica tramite web. Anche qui sì, sì anche qui. Qui ci fa un'altra scelta che poi in un secondo momento potete anche modificare. Si tratta della possibilità di poter vedere tutte le informazioni riguardo a tutti i blocchi che questo nostro server farà per conto nostro. Qui ci sta ricordando praticamente tutto quello che è stato fatto e ci dice anche come si accede praticamente all'interfaccia grafica tramite due indirizzi py.all/admin oppure indirizzo IP statico che abbiamo creato con admin. Questa è la parte più importante che dovete ricordare, la password. Qui non me la fa selezionare, quindi facendo ok me la fa vedere qui. Quindi io posso fare in questo modo, ho copiato, quindi vado su nuovo file di testo,
Pass e la memorizzo qui. Salvo. Così mi ricordo di utilizzarla dopo. Nell'eventualità che dovesse avere dei problemi sia adesso che in futuro per riparare PyHole, non c'è la necessità di formattare tutto. Potete scrivere PyHole spazio meno R, facendo invio. Ecco, vi faccio vedere giusto per cosa farà. Vi chiamerà tutta di nuovo la procedura e vi chiederà se volete ripristinare o riparare PyHole. Ecco qua, dice o riparare oppure riconfigurare PyHole. In questo caso mi interessa, faccio exit, via dicendo. Adesso faccio il avvio del dispositivo, sudo, non è necessario ma è consigliato. A questo punto lui si è disconnesso, si è chiuso. Ma adesso cosa dobbiamo fare, come abbiamo detto, per accedere? Io per comodità mi sono creato un link con un'icona. Vi faccio vedere come si fa. Tasto destro, nuovo, collegamento. E qui dobbiamo mettere l'indirizzo del percorso. Qual è il percorso da utilizzare? L'abbiamo già visto prima, però se andiamo nel sito ufficiale anche lì ci viene mostrato. Quindi possiamo prendere questo qui, facciamo copia e gli diamo questo bel indirizzo avanti. Qui gli diamo il nome del collegamento. Io l'ho chiamato PyHole, però per farvi un esempio scriverò solo Py. Ecco, cambio icona, giusto perché voglio prendere la cosa più piacevole. Cambio icona, anche l'icona vi darò allegata. Eccolo qui, questo l'ho creato ad hoc apposta per fare sta cosa. Come vedete ho un collegamento pronto per fare sta cosa, quindi clicco su, non me lo dà. E questo è il problema, è dovuto al fatto che non sempre riconosce questo indirizzo. Quindi che cosa possiamo fare? Andiamo a utilizzare il DNS che ci è stato dato. Quindi torno a modificarlo, incollo con 192.168.1.31, giusto? Mi ricordo che era 31. Ok, clicchiamo di nuovo su, continua. Eccoci nella veste grafica, lo chiama buco perché è attivato il mio traduttore, però sarebbe questa qui. Qui andiamo a inserire la password che ci è stata data al sistema. Questa ve la mostro, tanto comunque non servirebbe a niente. Voilà, login e me la salvo. Se vedete come nome host vede scritto PyHole. Attualmente ha un elenco di 152.013 annunci e la vediamo qua, elenco annunci. Se vi ricordate lui vi chiedeva questo file, cioè vi dava già una lista. Questa qui si può anche aggiornare, dopo vi faccio vedere, andiamo passo per passo, vi faccio vedere praticamente come funziona il nostro dispositivo. Se notate qui vi indica anche la temperatura, grazie a questo case che ho comprato la temperatura è davvero bassa. Quindi il pannello di controllo qui ho una veduta grafica, dei blocchi e tutto, delle pubblicità. Registro delle query fa la stessa cosa, qui posso fare un'analisi grafica di tutti i blocchi, gruppi, e qui è importante. In questo caso qui questa di default la chiamerò pubblicità, perché tutto bene, pubblicità, mettiamo l'accento sulla A, modificato, perché qui posso creare diversi gruppi e li posso abilitare o disabilitare secondo le mie necessità. Clienti qua io non l'ho mai usato, non so a cosa mi possa essere utile. Qui altrettanto posso aggiungere a una lista nera, una lista bianca, tutti i domini, elenco degli annunci e
e dove qua io andrò a inserire l'URL di tutti i siti che sono memorizzati e tutti questi siti manevoli e con banner pubblicitari. In allegato vi darò una lista per categoria dove che potete scegliere e inserire qui dentro. Disabilita il blocco, lo possiamo praticamente possiamo disabilitare Paywall per un termine determinato, 10 secondi, se abbiamo fatto la necessità. Io sinceramente non trovo l'utilità di, non ne trovo l'uso in pratica. DNS locale, questo neanche non so a cosa possa essere utile. Andiamo in utensili, diagnosi di Paywall. Qua compariranno degli avvisi di problemi relativi alle liste che abbiamo inserito. Quando è che queste qua si potrebbero presentare questi problemi? Quando lui farà la scansione settimanale o giornaliera per quanto riguarda le liste. Aggiorna gravità e qui si fa l'aggiornamento. Quindi aggiorno. È una sola lista, quindi ha fatto veloce. E qui tra le diagnosi non ci ha dato alcun problema. Andiamo a vedere sul panel di controllo. Sono rimasti uguali. Okay. Torniamo su utensili. Cerca elenco degli annunci. Qui praticamente all'interno di quella lista posso digitare il nome di un determinato banner che potrei inserire come eccezione, però lascio le cose come stanno. Qui ci saranno, potrebbero comparire delle liste black o white riguardo ai domini che vogliamo escludere. Dopo lo faccio vedere, perché inserirò ulteriori liste. Qui per quanto riguarda i log, questa qui invece generatore di bug non ci interessa, serve per segnalare eventuali problemi. E qui ci viene segnalata la rete che sta utilizzando Paywall, e in questo caso Paywall non lo sta utilizzando nessuno, cioè il mio computer non sta utilizzando ancora Paywall. Vi faccio vedere come si fa. Qui in impostazione abbiamo la possibilità di utilizzare DNS, come abbiamo visto, o uno personalizzato o quello lì che già ho messo in fase di installazione. In questo caso andrò a mettere anche il 6. Qui dovete utilizzare anche il DNS sec per aumentare la, si chiama, la vostra sicurezza. Salvo. Ok, è stato salvato. Qui per il resto non vi consiglio di modificare, lasciate le cose come stanno. Poi andiamo su DCP. Qui invece è possibile fare in modo che Paywall diventa il vostro server di HCP. Nel caso mio, che sto utilizzando un TMAB, è un macello, perché ho provato a sostituire il mio TMAB con questo sistema e la mia rete è andata in crash, perché io sotto questo TMAB ho una infrastruttura Wi-Fi e tutti i dispositivi sono saltati, non veniva più riconosciuto nulla. Poi se un domani riesco a farlo funzionare, darò notizie, farò un ulteriore video. Interfaccia web, qui è possibile personalizzare lo schema. Qui infatti preferisco utilizzare questo qui scuro, mi piace di più. L'API non so a cosa possa essere utile. La privacy, ritorniamo a quello che abbiamo visto in fase di installazione. E se volete rimanere del tutto anonimi, potete utilizzare questa funzione e scomparirà tutto. Tutele prot, qui è possibile salvare tutte queste vostre impostazioni, compreso le liste delle pubblicità. In questo caso io ho già effettuato un backup e vi faccio vedere come ripristinarlo. Ecco, io questo file al limite lo allego insieme alle liste, magari potete già utilizzarlo per personalizzare Paywall senza inserire tutte quelle liste che sono un bel po' di roba. Ecco qua, adesso vi faccio vedere, torniamo nell'elenco degli annunci e voilà, sono ben 15 pagine di link. Se vedete qua questo punto interrogativo significa che la lista non è stata scaricata. Questo lo faccio dopo, perché la procedura di aggiornamento è molto lunga e non vi voglio annoiare. Vado sulla lista pubblicità per vedere almeno se
quella lì default c'è. Ha modificato questo qua per i fini, quindi andiamo a gruppi default pubblicità. Andiamo di nuovo gli elenchi, purtroppo non ce n'è neanche uno scaricato, vabbè. Aspetta, andiamo sul pannello, beh, c'ho ancora 152 annunci, 152.000 annunci. Quindi adesso andiamo su utenti, era, eccolo qua, registro delle audizioni. No, qui non c'è niente, vabbè, non perdiamo tempo. Adesso vi faccio vedere come si fa a utilizzare almeno sul DNS. Quindi impostazioni di rete Ethernet, qui attualmente ho impostato questo qui lo modifico e lo cambio con 192.168.1.31, che è l'indirizzo statico del nostro Raspberry, e lo inserisco anche nel DNS alternativo, che ho notato che mi dava dei problemi nell'accettare. Quindi faccio sia preferire che alternativo, utilizzate lo stesso. Oh, ecco qua, assegnato, aggiorniamo, ecco qua, già sta registrando delle query. Adesso facciamo una prova, andiamo su libero.it, accetto tutto, vedete che qua ce li sta dando ancora, sta bloccato, forse ho sbagliato qui, probabilmente il problema sulle liste di aggiornamenti. Qua mi li sta vedendo, qui ho 152.000 annunci, probabilmente fosse perché la lista non è aggiornata, quindi purtroppo vi devo annoiare con questo upgrade, quindi purtroppo devo fare un upgrade, aggiornamento. Can you dig it? Ci ho impiegato quasi mezz'ora, ma alla fine aggiorna tutta la lista. Adesso ritorniamo di nuovo al pannello di controllo. Come potete vedere, abbiamo superato i 16 milioni di domini per gli annunci. Ritorniamo su utensili, aspettate, era registro di audizione, ecco qua. Adesso ci dà anche dei domini, sia nella blacklist che nella lista bianca, di quelli più noti che vengono portati. Facciamo di nuovo una prova con ipero.it, invio. A questo punto, eccoci qua, non abbiamo più i banner superiori, quel video che compariva qua e quant'altro. Il sito è praticamente bianco. Io penso che sono stato molto esaustivo nel mostrarvi le funzionalità di questo programma. Questo programma ha anche ulteriori possibilità di espansioni, quanto si può anche aggiornare giornalmente. Questo è settimanale, però io non ve lo consiglio, perché ogni volta che ci sarà un aggiornamento di Firewall l'impostazione sarà eliminata. Come vedete, sta monitorando i blocchi pubblicità, anche se non sto navigando. Attualmente mi ha bloccato il 7,9% di pubblicità, avendo aperto soltanto libero. Queste sono le query bloccate e queste sono tutte quelle che ha analizzato di query. E se io clicco qui, mi fa vedere anche il nome delle query che è stato bloccato, di cui anche quella della Microsoft. Se torniamo di nuovo in gruppi, vedete che nei gruppi che io ho creato ho non solo per pubblicità, ho anche inserito siti malevoli per ritracciamento, Microsoft, poi questo qua che entra un po' su tutto, i mining, ho dimenticato che cos'è, parental, tutti i siti XX e poi totale, come questo qui multiplo, che ha più o meno ricopre una serie di link che possono danneggiare la nostra navigazione. Quindi ritorniamo di nuovo nella pagina principale. Il nostro Raspberry sta lavorando, ecco, adesso è salita a 8,9 la percentuale di pubblicità bloccata e ha consumato più adesso 30 gradi di temperatura. Il processore
perdono, la memoria occupata il 12%, quindi posso dire che sta lavorando molto bene. A questo punto vi lascio e vi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Buona giornata.